Ciao a tutti, sono Claudia Crabuzza. Molti anni fa, quando seguivo il corso di letteratura ispanoamericana con il grande professore Hernán Loyola, cileno, ho conosciuto i romanzi di Sepúlveda. Mi spiace non ricordare, perché sicuramente il professore ci aveva, raccontato aneddoti interessanti su questo autore, aneddoti di vita vissuta, visto che con lui aveva anche in comune l'esperienza dell'esilio dopo il colpo di Stato in Cile. Quello che ricordo per certo è però che il professor Loyola ci ha sempre fatto studiare esclusivamente le cose importanti, e quindi tra queste cose importanti c'era Sepúlveda. Mi ricordo che mi colpì moltissimo il suo romanzo, Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, perché mi presentò per la prima volta la vita dentro la foresta amazzonica, la vita degli Shuar, una popolazione indigena che mi colpì per la sua capacità soprattutto di non lasciare tracce sulla natura e di restituire alla terra tutto ciò che la terra dà ogni giorno. Per esempio, con la sepoltura dei morti che avveniva riempiendo i cadaveri di miele e lasciandoli nella foresta in modo che le formiche e gli animali della foresta potessero godere di ogni parte del corpo. In questo brano che vi leggo c'è qualcosa che ha a che fare con questo, anche se è una conseguenza, in questo caso, dell'incapacità dei gringos, degli stranieri, di capire le regole della foresta, come invece conosce bene il vecchio di cui si parla, e quindi di finire per pagare con la loro vita. Vi leggo la fine del sesto capitolo. Che cosa vuole da me questa volta? Prima di tutto che mi ascolti, ti racconterò quello che è successo. Quando si sono accampati la seconda volta, il Jibaro li ha piantati in asso, portandosi via un paio di bottiglie di whisky. Lo sai come sono i selvaggi, non pensano ad altro che a rubare. Allora, beh, il colono ha detto loro che non importava. I gringos volevano arrivare nel cuore della foresta e fotografare gli Shuar. Non so come mai gli piacciono tanto quegli indios nudi come vermi. In ogni modo, il colono li ha guidati senza problemi fino nei pressi della cordigliera degli Yaquambi. Ma lì dicono che sono stati attaccati da un branco di scimmiette. Non ho capito bene, perché sono isterici e parlano tutti insieme. Dicono che hanno ammazzato il colono e uno di loro. Non ci posso credere. Quando mai si è visto che le scimmiette uccidano la gente? E poi con un calcio ne fai secche una dozzina. Non riesco a capire. Secondo me sono stati i Jibaros. Tu che ne pensi? Lei sa che gli Shuar evitano di mettersi nei pasticci. Di sicuro non ne hanno visto nemmeno uno. Se, come dicono loro, il colono li ha portati fino alla cordigliera degli Yaquambi, sappia che gli Shuar hanno abbandonato quella zona da tempo. E sappia anche che le scimmiette attaccano. È vero che sono piccole, ma in massa sono capaci di fare a pezzi un cavallo. Non capisco. I gringos non erano a caccia, non avevano nemmeno armi. Ci sono troppe cose che lei non capisce, mentre io ho alle spalle molti anni nella foresta. Mi ascolti. Sa come fanno gli Shuar per entrare nel territorio delle scimmie? Prima si tolgono tutti i monili, non portano nulla che possa pungere la loro curiosità, e sporcano i macete con corteccia di palma bruciata. Ci pensi? I gringos, con le loro macchine fotografiche, con i loro orologi, con le loro catene d'argento, con le loro fibbie e coltelli cromati, sono stati una vera e propria provocazione per la curiosità delle scimmiette. Conosco i loro territori e come si comportano. Posso dirle che se uno si dimentica un particolare, se ha addosso qualcosa, qualsiasi cosa che attragga la curiosità di una scimmietta, e questa scende dagli alberi per prenderlo, questo qualcosa, qualunque cosa sia, è meglio lasciarglielo. Se uno fa resistenza, la scimmietta si metterà a strillare e nel giro di pochi secondi cadranno dal cielo centinaia, migliaia di piccoli demoni pelosi e furibondi. Il ciccione ascoltava, asciugandosi il sudore. Ci credo, ma è colpa tua che ti sei rifiutato di accompagnarli, di fare loro da guida. Con te sarebbero stati al sicuro. Avevano una lettera di raccomandazione del governatore. Sono nei pasticci fino ai capelli e tu devi aiutarmi a uscirne. A me non avrebbero nemmeno badato. I gringos sanno sempre tutto, ma non mi ha ancora detto cosa vuole da me. Il sindaco estrasse di tasca una bottiglietta di whisky e gliene offrì un sorso. Il vecchio accettò solo per assaggiarne il sapore,
subito si vergognò di quella curiosità da scimmia. Vogliono che qualcuno vada a raccogliere i resti del loro compagno. Ti giuro che ci pagano una bella cifra per farlo e tu sei l'unico in grado di riuscirci. Va bene, ma non voglio saperne dei suoi affari. Io le porto quello che rimane del gringo e lei mi lascia in pace. Certo, vecchio, come ti ho detto, i cristiani parlando si intendono. Non gli costò grande sforzo arrivare fino al luogo dove i nordamericani si erano accampati la prima notte. Poi, facendosi strada a colpi di macete, raggiunse la cordigliera degli Acquambi, la foresta alta, ricca di frutti selvatici, dove varie colonie di scimmiette avevano stabilito il loro territorio. Là non dovette nemmeno cercare le tracce. Durante la fuga i nordamericani avevano abbandonato una tale quantità di oggetti che gli bastò seguirli per scoprire i resti di quei poveretti. Prima trovò il colono, che riconobbe dal cadavere sdentato, poi a pochi metri il nordamericano. Le formiche avevano compiuto il loro lavoro in modo impeccabile, lasciando ossa pulitissime che sembravano di gesso. Lo scheletro del nordamericano stava ricevendo l'ultima attenzione dalle formiche. Trasportavano la sua chioma biondo paglia, capello per capello, come minuscole boscaiole, per rinforzare con quegli alberi dorati il cono d'ingresso del formicaio. Con movimenti lenti accese un sigaro e lo fumò, osservando il lavoro degli insetti, indifferenti alla sua presenza. Sentì un rumore in alto e non poté evitare una risata. Una scimmietta cadde da un albero trascinata dal peso di una macchina fotografica che voleva portarsi dietro ad ogni costo. Finì il sigaro, aiutò le formiche rapando il teschio con il macete e mise le ossa in un sacco. Poté riportare indietro solo un oggetto dello sfortunato nordamericano, la cintura con la fibbia argentata a forma di ferro di cavallo, che le scimmiette non erano riuscite ad aprire. Tornò all'idilio, consegnò i resti e il sindaco lo lasciò in pace, in questa pace che doveva proteggere, perché da essa dipendevano i momenti piacevoli davanti al fiume, in piedi di fronte al tavolo alto, a leggere lentamente romanzi d'amore.